Ciao a tutti amici di BCTV, bentrovati con un nuovo appuntamento con le nostre Cycling Talk. Questa sera abbiamo una ospite ancora molto speciale e molto gradita, un'altra medaglia d'oro dei recenti campionati europei su pista di Plovdiv, Martina Fidanza. Benvenuta Martina, ciao. Buonasera a tutti. Abbiamo intervistato nella settimana scorsa altri protagonisti dell'Europeo che sulla pista bulgara davvero ha fatto vedere grandi cose per quanto riguarda gli atleti azzurri. Vi avevamo raccontato, avevamo sentito la voce di Elisa Balsamo e di Vittoria Guazzini, lo scorso sabato di Jonathan Milan che aveva vinto la medaglia d'argento. Ora abbiamo un'altra medaglia d'oro, Martina, una grande emozione, tra l'altro per te il primo titolo tra le elite nello scratch. Raccontaci proprio come è andata quella gara, immagino che sia stata una grande soddisfazione per te. Sì, ripensarci ancora adesso non riesco proprio a rendermene conto di quello che sono riuscita a fare, perché diciamo che è sempre stato un po' un mio sogno riuscire a vincere un titolo tra l'elite in pista, però non c'ero ancora mai riuscita. E anche durante la stessa gara, perché negli ultimi 3 giri la Bielorussa aveva quasi preso il giro. E io che ero in gara, ormai avevo dato la vittoria alla Bielorussa e veramente non mi sarei mai aspettata di poter vincere. E poi lì nelle fasi finali è partita la russa, io l'ho seguita e solo un giro e mezzo dalla fine, quando Dino mi ha detto di dar tutto fino alla fine, tutto quello che avevo, iniziavo a intravedere la Bielorussa e quindi iniziavo a capire che forse potevo ancora farcela. E quindi è stata ancora un'emozione ancora più grande per questo. Eh sì, è stata davvero anche un'emozione vedere quella tua azione finale, quello scatto che ti ha regalato la vittoria. Una vittoria bellissima, una grande emozione, vissuta però in un clima un po' surreale, no? Mi anticipavi prima perché avere il velodromo vuoto, comunque è stato qualcosa di strano. Sì, infatti, perché proprio faceva stranissimo che sugli spalti non ci fosse quasi nessuno, se non poche persone che comunque erano dello staff di altre nazioni. E quindi sembrava veramente di stare quasi in un allenamento con delle ragazze straniere, con delle ragazze Certo, diverse rispetto al solito. E quello faceva veramente strano. nel frattempo stiamo vedendo anche alcune immagini proprio della tua bellissima vittoria, della tua meritatissima medaglia d'oro ai recenti campionati europei di Plovdiv tra le elite. Ricordo agli amici che si fossero collegati da poco, lo vedete, siamo in diretta con Martina Fidanza, atleta della Eurotarget Bianchi Vittoria, oltre che del gruppo sportivo Fiamme Oro, che di recente proprio ha vinto questa bellissima medaglia alle europei, ma non è l'unica medaglia di questa stagione 2020 particolare, ma comunque per te è molto positiva, perché avevi vinto addirittura 3 titoli europei tra le under 23, in questo caso in casa a Fiorenzuola, avevi vinto il titolo europeo dello scratch, della Madison e dell'inseguimento a squadre, anche quella per te era stata un'avventura molto fortunata e molto bella. Sì, infatti anche lì partivo con l'idea di fare lo scratch come titolare sicuramente e poi non sapevo comunque ancora le specialità che avrei svolto e poter partecipare comunque anche ad altre 2 specialità rispetto a quella che di solito dovrebbe essere la mia. È stato bellissimo perché diciamo, è tra virgolette, mettersi un po' alla prova e mettersi in gioco. E riuscirci così in casa al meglio è stato bellissimo. Eh sì, nel frattempo arrivano anche alcuni saluti, c'è cioè, Lorenzo Iacchi che ti mangia dei cuoricini, Eva Benigni dice Super Martina, arrivano addirittura saluti dalla Colombia, saluti dalla prosta Colombia, Alix Damian, non so se lo conosci, ma evidentemente è un tuo fan. Hai detto lo scratch è la mia specialità, possiamo dire proprio di sì, perché quello che hai dimostrato nelle ultime stagioni, indubbiamente a livello internazionale hai dimostrato di essere una delle
top sicuramente a livello europeo, ma direi anche a livello mondiale. Nel 2019 avevi vinto anche due bellissime prove in Coppa del Mondo, c'è un feeling particolare, no, con questa specialità, e ti piace in modo particolare, immagino anche. Sì, questo assolutamente. Diciamo che è sempre un po' una specialità strana, perché quando si parte può essere interpretata in tantissimi modi, perché è come una gara su strada, solo in pista, e perciò quindi possono esserci tantissimi attacchi, può esserci l'arrivo in volata, e quindi è sempre un po' particolare. Però dai, la sento un po' come la mia gara. Una curiosità mia, come si preparano fisicamente, ma anche e soprattutto mentalmente, degli appuntamenti così importanti, soprattutto a ridosso proprio, ad esempio, di un campionato europeo? Tu come lo vivi, anche da un punto di vista mentale, come trovi la concentrazione, le motivazioni giuste? È un po' un tasto dolente, perché quando arrivo a ridosso di una competizione così importante tendo un po' a essere ansiosa, un po' nervosa di mio, e perciò vabbè, cerco sicuramente di prepararla al meglio a livello atletico, grazie anche comunque agli allenamenti con la nazionale e a tutto il resto, e poi per il resto a livello di ansia devo un po' farci, diciamo, gli anni, perché devo farci un po' l'esperienza. Un po' di esperienza. Perché è però sempre, sì, sempre un po' un dramma, diciamo. Però dai. Però i risultati, quelli ci sono, e quindi vuol dire che sì, in qualche sì, modo. Sì, però per la parte anche da migliorare. Riesci anche a gestire in ogni caso. Invece la stagione su strada, abbiamo detto dei bellissimi e importantissimi risultati su pista, su strada come è andata questo 2020? È stata un po' un'annata strana, perché diciamo che mi sarei aspettata qualcosina in più, però sapevo che, vabbè, perché quest'anno ho cambiato anche un po' la preparazione, quindi sapevo che mi ci sarebbe voluto un po' più di tempo per magari assimilarla, e quindi su strada non è andata proprio come mi sarei aspettata. Però comunque ringrazio sicuramente la squadra e il gruppo sportivo Fiamme Oro, che nonostante non abbia ottenuto grandi risultati mi ha sempre sostenuto al meglio. Abbiamo perso probabilmente Martina Fidanza per un attimo, vediamo se ritorna. Ci stava proprio raccontando della sua stagione su strada, probabilmente un problema di connessione con Martina, aspettiamo se riuscirà a riconnettersi. Stava appunto ricordando la sua stagione su strada, stava ringraziando la sua squadra, l'Eurotarget Bianchi Vittoria, e poi anche il suo gruppo sportivo militare, il gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, di cui è una delle atlete di riferimento. Vedo intanto che è tornata Martina, vediamo. Martina, ci vedi e ci senti? Sì, scusate, non so cosa Niente, è successo. Ti abbiamo perso per un attimo, probabilmente una disconnessione della rete. Stavi ringraziando la tua squadra e il gruppo Fiamme Oro proprio per il sostegno che ti hanno dato in questa stagione particolare. Sì, e niente, quindi era partita un po' così fino a settembre, era partita quasi come la stagione che stava andando peggio di tutte. In realtà poi verso ottobre è diventata la stagione più bella. La ruota è girata, come si sì, dice. Sì. Eh sì, è stato davvero un anno difficile, complicato per i motivi che tutti sappiamo, legati alla pandemia di Covid-19. Un anno difficile anche per voi atleti, con il blocco delle gare, la possibilità addirittura anche di non potersi allenare per un certo periodo di tempo. Ti vorrei chiedere, Martina, tornando un po' indietro in quei mesi del primo lockdown vero e proprio, tu come hai vissuto in prima persona quei momenti, sia da un punto di vista, diciamo, tuo personale, anche da un punto di vista di sportivo? Ma sicuramente è stato un po' strano, perché diciamo, eravamo un po' nell'ignoto, non si sapeva quando saremmo ripartiti e come appunto poterci allenare per farsi trovare pronti quando si sarebbe ripartiti.
Però ecco, è stato dura perché sicuramente dovevamo stare in casa ed allenarci in casa, quindi sui rulli tutti i giorni, e per noi che praticamente amiamo stare all'aperto è stato proprio dura. Però dai, alla fine siamo riusciti poi a ricominciare ed questo è stato, diciamo, l'importante. Certo, poi tu sei bergamasca, quindi in quel periodo, anche da un punto di vista, diciamo, della situazione che si viveva a Bergamo, sicuramente anche da un punto di vista psicologico, immagino non sia stato facile nemmeno per te vedere, la situazione che si viveva. In questo momento, però, mi dicevi sei nelle Marche, giusto? Perché per motivi affettivi. Ti dico questo perché arriva un messaggio di Marisa Nucciari o Nucciari, che scrive: gli allenamenti nelle strade marchigiane fanno la differenza, e ti manda un bacio. Quindi Sì, grazie. dicevamo, sei bergamasca, tuo papà è Giovanni Fidanza, un ex professionista, tua mamma Nadia, anche lei è stata anche azzurra, se non sbaglio, del ciclismo, tua sorella Arianna è una atleta anche lei della categoria donne elite. Tra l'altro, il prossimo quest'anno ha corso con la Lotto Soudal Ladies. Dal prossimo anno abbiamo pubblicato proprio qualche giorno fa la notizia anche su bctv.it, correrà con la Mitchelton Scott, quindi salto importante nel World Tour. Ti vorrei chiedere, in questa famiglia, diciamo, di ciclisti, come si vive, qual è il rapporto? Ti danno più consigli, più rimproveri? Riuscite anche ad allenare insieme, in particolare magari anche con tua sorella? No, più sicuramente consigli che rimproveri, assolutamente. No, la viviamo molto tranquillamente e uscire in bici insieme con mia sorella è un po' complicato perché abbiamo un po' caratteri diversi e diciamo abbiamo un po' più la tranquillità, lei invece tende a essere un po' più, diciamo, ansiosa riguardo agli allenamenti, quindi allenarsi insieme è sempre un po' difficile, però andiamo sicuramente molto d'accordo e per il resto, tutto il resto, sui consigli riguardo alla bici, così ci siamo sempre l'una per l'altra. E diciamo mi trovo più ad uscire con mio papà perché è molto più tranquillo e andiamo proprio D'accordo. passeggiate, ci piace, sì. Papà, che è anche il team manager della squadra, l'Eurotarget Bianchi Vittoria, una squadra che praticamente ha accompagnato tutto il tuo percorso ciclistico fin da quando eri bambina, una squadra che sta dando la possibilità a te e tante altre ragazze di poter correre in una categoria importante come quella Elite. Ti chiederei anche un tuo commento su questa avventura, su questa squadra. Ho visto anche che per il prossimo anno ci sono anche delle importanti novità per il vostro team. Sì, infatti sono, diciamo, degli sponsor che già c'erano quest'anno, hanno voluto contribuire ancora di più per la crescita della squadra. E infatti si chiamerà Isolmant Pre-Mac Vittoria. E niente, devo solo che ringraziare questa squadra perché da quando sono piccola, da quando ero in G2, che mi ha sempre accompagnato nel corso degli anni, sostenendomi e niente, quindi devo solo dirgli grazie. Eh sì, E anche a tutti gli sponsor. io mi preoccupo un po', Martina, perché tu mi dici da G2, ma io mi ricordo che eri G2 e vuol dire che sto diventando vecchio, perché adesso sei campionessa europea. Io mi ricordo quando eri G2, passano in fretta gli anni. E dal 2021, invece, a livello tuo personale, cosa ti aspetti? Ma mi aspetto, diciamo, di migliorare soprattutto ancora a livello personale e atletico e diciamo mi piacerebbe comunque riuscire a partecipare ancora ai campionati europei e magari a quelli mondiali, sempre in pista. E poi ci saranno in teoria le Olimpiadi e lì so di essere comunque una tra le riserve. Quindi mi allenerò con il gruppo olimpico al meglio, sostenendo sempre la squadra e preparandolo al meglio. E poi per la stagione su strada spero di fare ancora tanta esperienza e magari regalare qualche soddisfazione alla squadra. E te lo auguriamo davvero. C'è un Grazie. sogno nel cassetto, non dico per il 2021, ma guardando anche più avanti nella tua carriera,
un sogno che vorresti realizzare? Sì, sì, c'è, è la partecipazione alle Olimpiadi, diciamo che è un sogno, spero di realizzarlo nel corso della carriera, ma se così non fosse, avrò altri obiettivi e spero di raggiungere quelli. Sicuramente, ma speriamo che tu possa davvero avere la possibilità di andare alle Olimpiadi, chissà, magari anche già l'anno prossimo. Magari dovremmo fare una petizione per mettere lo scratch anche alle Olimpiadi, e allora lì potresti anche dire la tua per una medaglia. Grazie davvero, Esatto, Martina, per la tua grazie a voi. disponibilità. Complimenti ancora per i risultati Grazie. che hai ottenuto nel corso della tua carriera, ma in particolare quest'anno, un anno, come abbiamo detto, sicuramente non facile, ma vincere 3 medaglie d'oro, anzi 4 medaglie d'oro, perché 3 a Fiorenzuola più una a Plovdiv, 4 medaglie d'oro europee in una stagione, diciamo, complicata, vuol dire che sei stata davvero un'atleta di tutto rispetto, e davvero complimenti. Io ringrazio anche tutti gli amici che ci Grazie. hanno seguito, come sempre, con tanta attenzione da casa, coloro che hanno mandato anche dei messaggi e dei saluti a Martina, e vi do appuntamento a giovedì prossimo, quindi tra 2 giorni, avremo un'altra ragazza azzurra, un'altra medagliata che tra l'altro ha vinto qualche medaglia con te, immagino che la conosci abbastanza bene, Chiara Consonni, e Sì, anche sì. lei può raccontare un po' quella che è stata la sua stagione e le sue medaglie vinte quest'anno. Grazie ancora a tutti e grazie Benissimo. soprattutto a te, Martina. Ciao e a presto. Grazie, grazie. Ciao a tutti.